Buongiorno a tutti, oggi è il 20 agosto 2019, siamo qui dal nostro amico Giuseppe Monticone, qui c'è il professor Manzini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il nostro amico Piero. Buongiorno. E abbiamo qui adesso la possibilità di fare una domanda al nostro amico Giuseppe. Professore, a lei. Ma quando ci troviamo sempre in questo luogo non possiamo che non immaginare la bellezza del posto, ma anche il potenziale pericolo e le tre alluvioni che il nostro amico ha subito. Ma stiamo quindi parlando di fiumi e della pericolosità dei fiumi se non vengono trattati. Che novità ci sono a proposito di questo? Purtroppo novità ce ne sono scarse, almeno per Alessandria. Beh, le tre alluvioni, va subito detto che una, niente da dire, la prima Dio ce l'ha mandata e ce la siamo presa. Le altre due sono alluvioni programmate perché hanno abbassato le difese poche. Programmate? Sì, difese poche che avevamo, perché programmate? Hanno abbassato le difese per consentire lo sfogo del fiume e ci hanno chiusi nel lago dell'Aipo. Quindi tre alluvioni e poi a seguire, quando Dio vorrà, programmato la sempre, quinta. Programmato sempre, si va avanti, e diventa storia. Casale, abbiamo notizia che al principio di settembre toglie l'isolone, lo chiamano, che c'è uscendo da Casale, andando verso Vercelli, sul ponte del Po, sulla sinistra c'è un isolone, si calcolano 100.000 metri cubi che asporteranno. Quell'isolone lì, signori, io quando ero ragazzo non c'era, e in fai 50 anni ne sono arrivati 100.000 metri cubi. Ora, quei 100.000 metri cubi lì che Casale asporta saranno 100.000 metri cubi in più d'acqua che potrà passare nell'alveo del fiume senza uscire. Là a Casale. Ad Alessandria, con tutti i lavori di cantiere famosi che hanno fatto per buttare giù e tirare su ponti, il Forlanini è diventato un collo di bottiglia, una strozzatura del fiume. Ci hanno parlato di cominciare ad asportare almeno 25.000 metri, è quasi niente, ma viva Dio, qualcosa è meglio di niente. E però siamo sempre in stand by, in aspettativa. Quindi speriamo che dopo Casale arrivi il Tanaro, e non è finita, perché Casale ne ha solo uno di fiume, pare che provveda. Alessandria ne ha due, per ora non si provvede. Il Bormida, dopo l'ultimo temporale, proprio il Fabio mi ha mandato le foto. Sì. Andate a vedervi. Dove c'è la diga? Esatto. Dove c'è quel mostriciattolo che chissà quanto è costato e quanto costa. Vabbè. Come, al di là di questo, l'ultimo temporale ha fatto addirittura delle spiagge. Sono di nuovo metri cubi che si sommano e che fanno perdere portata al fiume. Ora, se il fiume lo strozzi, non è che si ferma, no, non è che torna indietro, no, fa una cosa sola, si alza, si allarga. E se si alza sapete dove arriva. Va bene, senti, allora, per così dare l'ultima notizia ai nostri spettatori, quindi tu, se non vengono fatte certe cose, tu preannunci in qualche modo. Questo è certo. La quinta alluvione. Non la quinta. Preannuncio che tutte le volte che arriva l'acqua, come è arrivata nel 2016, nel 2009, che non ce ne siamo quasi accorti, ma nel 2009 è uscito, e se arriva la stessa acqua, adesso uscirà di più, perché nel frattempo, dal 2009 ad oggi, è cresciuto l'intasamento. E non c'è niente da fare. Va bene, stai a sentire. È il colesterolo, no? Beviamoci un po' di birra. Sì, sì. E speriamo. Siamo abituati a vivere pericolosamente. Va bene. E speriamo che Dio protegga. Sì, sì, ecco, speriamo in Dio, ecco. Va bene. Un saluto a Giuseppe. Grazie, al professore. E a Gianni. Piero e al nostro amico Gianni. Gianni. Saluta anche Giulio, il fondatore della Fondricola. Saluta anche Giulio, che è qua dietro alla regia. Ciao, ciao. Okay. Va bene. Ciao, Giuseppe. Ciao, state bene. Giuseppe, ci aspettiamo domenica.